E benvenuti nella mia cucina. Oggi mettiamo le mani in pasta. Vi faccio vedere come realizzo la mia pizza a tripla lievitazione. Cominciamo dagli ingredienti. Per una pizza vi servono 160 g di farina, 8 g di lievito madre secco, 20 g di farina di mais se la volete croccante, se la preferite morbida, 20 g di farina Manitoba. Inoltre, sale, olio extravergine di oliva e un po' di acqua tiepida. Cominciamo mescolando la farina con il lievito e la farina di mais. Quindi, una volta che gli ingredienti saranno ben amalgamati, aggiungiamo un po' per volta l'acqua. Allora, io ne ho fatta scaldare 150 ml, ma in realtà non è detto che la usi tutta. Cominciamo a mescolare. Mi raccomando, l'acqua tiepida, non troppo calda, perché se è troppo calda è un problema per la lievitazione. Ecco, a questo punto io aggiungo tre pizzichi di sale. 1, 2 e 3, e un giro d'olio. Ecco fatto. Quindi continuo a mescolare, per il momento ancora con il cucchiaio, come vedete, ancora un pochino d'acqua. Comincia a diventare della consistenza giusta. Ve ne rendete conto perché l'impasto comincia a separarsi dalle pareti della ciotola. Vedete? Ecco, direi che a questo punto è arrivato il momento di divertirsi, perché adesso bisogna usare le mani. Quindi infariniamo il nostro piano di lavoro, ecco qua, e cominciamo a lavorare l'impasto. Ecco, ci vuole una certa decisione, come vedete. Chiaramente più lavorate l'impasto e meglio è. Quindi divertitevi pure anche per 3 o 4 minuti, dipende un po'. Poi man mano che sentite la pasta troppo appiccicosa, aggiungete ancora un po' di farina. Ecco, direi che però già qui siamo a buon punto, perché come vedete non si appiccica al piano di lavoro, per diventare un bel panetto omogeneo. E qui siamo già a buon punto. Come vedete, l'acqua è avanzata, quindi alla fine ne avrò usata 100 ml. Ecco, l'impasto non deve essere troppo secco, quindi deve rimanere anche un pochino appiccicoso. Quindi lavorate con una certa energia. Ecco qua. Fatto. Allora, non ho ancora finito perché c'è ancora una piccola cosa da fare con una certa forza, cioè questa. Cioè dovete sbattere l'impasto contro il piano di lavoro.
una certa cattiveria anche. Ok, direi che ci siamo. Adesso cosa facciamo? Infariniamo un pochino il nostro contenitore, quello di prima. Poniamo dentro la palla di impasto, come vedete. E adesso la ricopriamo con la pellicola trasparente e la mettiamo a lievitare. Ecco qua, perfettamente sigillata. Adesso io la metto nel forno spento a lievitare per almeno 2 ore. E metto sopra anche, e questa è una mia abitudine, un canovaccio umido. Benissimo, nel forno a lievitare. Come vedete è già ben lievitato, ma questa è soltanto la prima lievitazione. Passiamo alla seconda. Riponete il contenitore con l'impasto nella parte bassa del frigorifero. Io in genere lo metto dove stanno le verdure. E a questo punto, buonanotte! È risaputo, secondo gli antichi, i sogni fatti all'alba sono veritieri. Zitto. L'etimologia della parola pizza è controversa. Già attestata nel latino medievale, secondo alcuni deriverebbe dall'alto tedesco bizzo o pizzo, col significato di boccone, pezzo di pane, focaccia. Secondo altri deriverebbe dal latino volgare pisiare, poi diventato pizziare, col significato di schiacciare con le mani. Infine, secondo altri, dal greco pita, incrociato con l'italiano pezzo. Sei pesante. L'impasto. Buongiorno, ecco qua il nostro impasto. Ha terminato la seconda lievitazione e adesso è arrivato il momento di stenderlo. Benissimo, allora prendiamo un foglio di carta forno, infariniamo leggermente. E prendiamo l'impasto dal nostro contenitore. Ecco qua. Beh, allora, possiamo cominciare a stenderlo. Naturalmente, decidete voi quale dovrà essere lo spessore della vostra pizza. Io la preferisco piuttosto sottile. Naturalmente state sempre attenti che non ci siano buchi nell'impasto, quindi magari ecco, potete procedere in questo modo, stendendo soprattutto i bordi e evitando di creare buchi nella parte centrale. Non vi preoccupate se la forma non è esattamente circolare, ognuno poi si regoli se vuole. Per esempio un bordo più alto ai lati, quindi lascia più pasta in modo che venga il cornicione, come lo chiamano a Napoli. Ecco, direi che ci siamo. A questo punto voi prendete la leccarda del forno e ponete
il vostro impasto ormai steso, la vostra base della pizza sulla leccarda. E adesso mettiamo la nostra base nel forno spento per la terza lievitazione, almeno fino all'ora di pranzo, diciamo 3 ore. Sì, lo so, mi avete visto col mattarello, ma per stendere l'impasto della pizza io non lo uso. Preferisco usare le mani. Molto bene, siamo pronti per infornare. 250 gradi, forno statico, accendetelo 5 minuti prima in modo che sia bello caldo. A quel punto prendete la vostra base di pizza e fatela cuocere direttamente sul fondo del forno per 4 minuti, mi raccomando, non più di 4. Guardate che meraviglia, una lievitazione stupenda. La cottura nel fondo del forno serve per essere sicuri che la pizza sia ben cotta sotto. A questo punto non resta che farcirla secondo i vostri gusti. Allora, intanto io oggi farò una pizza margherita, quindi molto molto semplice. Quindi aggiungete la salsa di pomodoro, potete aggiungere anche il pomodoro in pezzi, insomma secondo i vostri gusti. Ecco, io come vedete non esagero mai con il pomodoro. Questa sarà una quantità sui 100-120 grammi, ma naturalmente dipende un po' dai vostri gusti. Quindi spargo bene la salsa. E poi per quanto riguarda la farcitura, naturalmente ognuno è libero di farcire come meglio crede. Oggi, come vi ho detto, io preparo una pizza margherita molto semplice e quindi mi limito ad aggiungere a questo punto la mozzarella, questa è proprio una mozzarella, quindi distribuisco i pezzetti di mozzarella in maniera abbastanza uniforme. E poi aggiungo, e questo è un tocco personale, ma rende la pizza veramente molto buona, aggiungo anche una cucchiaiata di parmigiano. Ecco qua. Se avete del basilico fresco, molto bene, quindi è il momento di aggiungerlo. Ora, nel mio caso, non ce l'ho, mi accontento di quello surgelato. A posto! Una volta che avete farcito la vostra pizza, è il momento di concludere la cottura. Infornatela nuovamente, stavolta a metà altezza, per altri 10 minuti, stessa temperatura. Guardate che lievitazione esagerata. Adesso l'ultimo tocco, un filo di olio a crudo. E a questo punto, buon appetito a tutti!